La cassa di espansione del fiume Panaro è la più grande in Italia. Abbraccia un territorio enorme, 500 campi da calcio alle porte di Modena. È stata costruita dal magistrato per il Po, diventato Aipo, e serve a controllare le piene per immagazzinare una parte dell'acqua e non fare uscire il fiume dagli argini a valle. Dal 74 è costata più di 31 milioni di euro, ma a distanza di 40 anni manca il collaudo definitivo per la tutela della pubblica incolumità. Per farlo si dovrebbe riempire il bacino con 26 milioni di metri cubi d'acqua. Adesso manca il collaudo. Questo problema del collaudo scoppiato adesso c'è dal 1990. Non si è fatto fino ad oggi per il banale motivo che non si riusciva a invasare l'acqua. Il collaudo generale scritto nei contratti di progetto invece è un rebus. Io ho dei dubbi sul fatto che all'epoca ci dovesse essere. Ma può un'opera pubblica funzionare anche senza il collaudo finale? La cassa di espansione ha funzionato da quando è stata costruita. Negli anni 80 vennero stanziati quasi 400 milioni di lire per fare il collaudo, ma di collaudo e soldi si perdono le tracce. Il progetto del 74 porta la firma di Luciano Moratti. I collaudi delle dighe hanno sempre richiesto dei tempi molto lunghi, ma tempi di 40 anni francamente li trovo eccessivi. Tra i politici modenesi più attivi sull'argomento spiccano gli ex senatori Guerzoni e Barbolini. Nel 95 andarono anche a Roma per chiedere completamento dell'opera al ministro Baratta. Non credo di aver mai incontrato il ministro Baratta, guardi, per questioni che riguardano Modena. Come non mi ricordo niente, io non mi devo ricordare niente. Io non sono più parlamentare, io non ho più rapporti con la vita pubblica. A seguito di quegli episodi e forse anche di questo incontro, io non ho un ricordo vivido, devo dire. L'ex senatore Lanfranco Turci, durante la costruzione dell'opera, era il presidente della regione Emilia-Romagna. Le case di espansione che ci sono adesso, sì, erano già state fatte nell'80 o sono state fatte dopo l'80? Nel 99 la cassa di espansione venne addirittura inaugurata. Il risultato che completa un lavoro che... Il raggiungimento di un importante traguardo. Dopo l'inaugurazione l'opera cade in letargo, mentre le piene del fiume continuano a far paura. Ma cittadini e comitati chiedono spiegazioni. Il problema di informazioni che c'è, non c'è mai stato. Un'opera sì, ci abbiamo bisogno dei soldi, però serve per laminare... finanziamenti pubblici. Secondo il comitato di Modena Est, la cassa durante le piene non si riempirebbe. Solo pensare a Bonporto, che aveva mezzo metro d'acqua, poi trasimava, e qua ce n'era un metro dentro la cassa di espansione, è una cosa che ogni sindaco dovrebbe saltare sulle scrivanie. Dentro la cassa si trova anche un circolo di pescatori, con più di 3.500 iscritti, insieme a un'azienda di estrazione ghiaia. Inoltre tutta l'area è classificata come zona faunistica della regione Emilia-Romagna, attività che la futura prova d'invaso farebbe finire sott'acqua. Io non ho mai saputo niente della prova d'invaso sulle casse di espansione. Nel 2012 vengono installate queste enormi paratoie per fare le prove d'invaso, il collaudo e regolare le piene del fiume, ma servirà ancora del tempo. Adesso che ci sono le paratoie si potrà tentare di fare. Però attenzione, io non mi giocherei la vita del manufatto su questo collaudo che richiede di tirar fuori dal Padre Eterno 25 milioni di metri cubi di acqua per più di una volta per riempire tutto l'invaso.